Stasera fa un po' freddino, però mi voglio preparare un piattino buono, gustoso, ma anche leggero e salutare. Farò dell'ombrina sfilettata e la andrò a scaloppare con i carciofi, che è una verdura di stagione. Quindi l'ombrina potete prenderla tranquillamente in pescheria, non è un pesce che costa tantissimo, ve la fate sfilettare. E così potremo andare a preparare questa bella scaloppina. Buonasera, ben trovati. Bene, questa sera facciamo una bella ombrina scaloppata con i carciofi. Abbiamo bisogno di due padelle, questa per i carciofi e questa per l'ombrina. Quindi abbiamo già pulito il carciofo, eccolo qua, e l'abbiamo messo in acqua e farina. Acqua e farina o acqua e limone, anche con la farina si possono sbiancare i carciofi. Abbiamo del prezzemolo, un limone, utilizzeremo la scorza e anche il succo, un po' di mentuccia, del pepe e uno spicchio d'aglio. Ok? Quindi cominciamo con i carciofi, che hanno la cottura più lunga. Per cui prepariamo la nostra padella, mettiamo un pochino d'olio, un pezzettino di aglio, e andiamo a tagliare i nostri carciofi, e li faremo abbastanza sottili, ok? Anche il gambo, questa è la parte più buona del carciofo, mi raccomando, non buttate via nulla. Quindi, andiamo sottili, togliete eventuale pelo ai carciofi se ce l'hanno. Vedete? Stiamo facendo molto molto sottili. Metteremo in padella con il nostro olio e il nostro aglio. Buonasera, ben trovati. Stiamo preparando un filetto di ombrina scaloppato con carciofi. Ecco qua i nostri carciofi, li abbiamo tagliati sottili sottili. Così faremo un piatto molto 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 veloce. Va bene? Ecco, l'aglio si sente già l'odore, sta soffriggendo. D'olio, e possiamo mettere i nostri carciofi a cuocere. Ok? Adesso andiamo a marinare, prepariamo la marinatura per la nostra ombrina. Quindi, mentre questi vanno, noi prepariamo la marinatura per l'ombrina. Prendiamo una scodella, prendiamo il prezzemolo, anche l'aglio, lo metteremo insieme. Mettiamo un pezzettino di aglio. Ciao Pascal, ciao Michael. E lo tritiamo insieme. Ci stanno andando, questo qua dobbiamo fare belli belli cuocere, li aggiungeremo come
saranno un po' arrosolati, aggiungiamo un pochino di acqua. Grazie Marco, sei sempre molto gentile. E li facciamo cuocere. Un pochino mettiamo anche i nostri carciofi, adesso aggiungiamo la scorza di limone, ma non è profumatissimo. Ma tu i limoni li metti dappertutto, li adoro. Poi un pochino di questa marinatura la andremo a aggiungere anche ai cacciotti, eh? Giriamo i carciofi nel frattempo. Ecco qui. Adesso metteremo anche il succo del nostro limone. E lo aggiungiamo alla nostra marinatura, un pochino di pepe, okay. Metteremo il nostro olio extravergine, okay. Mettiamo, giriamo il tutto. Ecco fatto, vedete? La nostra marinatura è pronta. Poi aggiungeremo anche il sale. Ecco qui. Benissimo. Io ci metto anche la mentuccia nei carciofi. Questa è secca, ma è buona. Perfetto. Ecco qua. Adesso aggiungiamo un pochino della nostra marinatura nei carciofi. Ecco qui. Un pochino di acqua, così facciamo, andiamo a cuocere. Ecco, bene, un pochettino di sale. Ciao Bilal, ho messo anche il sale. Ecco qui. Vedete? E facciamo cuocere. Finiamo la nostra cottura. Poi aggiungiamo, scegliamo un'altra padella. Prendiamo la nostra ombrina. L'ombrina, i nostri filetti di ombrina riscati, li taglieremo allo sangue.
Ecco qua. Quindi tagliamo in questo modo. Li mettiamo nella nostra marinatura. Ecco. Abbiamo messo il nostro pesce nella marinatura. È chiaro che se questo lo fate prima, lo preparate prima, viene più saporito. Io adesso per farvi rivedere, ok, aggiungiamo anche un po' di sale. E quando è calda la padella, lo andremo a mettere in padella. Abbiamo marinato il nostro pesce. Adesso la padella sta scaldando, i nostri anciovi anche stanno andando. Abbiamo fatto i sotti sottili proprio per fare in modo che si cuociano subito. Ok? Bene. Oddio te. Scusate, ma il pepe ha fatto la sua vittima. Ecco qui. La padella è quasi pronta. E così facciamo la nostra bella ombrina. I cacciofi si sposano molto bene con il pesce, le mazzancolle soprattutto. Fate mazzancolle e cacciofi, e ci mettete anche il guanciale, un lardo di colonnata, viene qualcosa di spettacolare. Ok, la nostra padella è calda e andiamo a mettere il nostro pesce dalla parte della pelle. Ok. Vedete che il pesce non ha bisogno di molta cottura. Poi se vi lasciate marinare prima con il limone, siamo già a metà dell'opera. Benissimo. Bene, bene. Ecco qua, ci siamo fatti, eh? Bene, siamo quasi pronti. I cacciofi anche. Aspettiamo qualche minuto, e chiudiamo. E poi aggiungeremo i nostri bei cacciofi. L'ombrina è molto molto tenera, è un pesce tenerissimo, non ha un costo molto alto e quindi tranquillamente lo possiamo cucinare. Ecco qua. Ci siamo quasi. Un po' di pesci, Poi potete accompagnarci anche un buon bicchiere di vino. Tranquillamente. Così fate una bella cenetta. Ecco qua. Ok.
due lentine e siamo pronti. Ecco qua. Anche i nostri carciofi. Li facciamo belli croccanti. Siamo pronti. Bene, siamo pronti. Siamo proprio pronti. Sta aspettando. Quindi eccolo qua, l'ho distolito un po', perfetto. Ok, questo è pronto, anche i nostri carciofi sono pronti. Abbiamo qui un piatto da portata. Aspetta, ti ringrazio Bilal, sei gentilissimo, fa molto piacere, grazie. Ecco qua, andiamo a mettere il nostro prosciutto. Ecco qua. E abbiamo fatto un piatto diverso. Adesso aggiungiamo i carciofi. I carciofi abbiamo fatto poche da parte. Abbiamo messo poco poco, avete visto? Adesso mettiamo un po' di prezzemolo. E ci siamo. Il nostro piatto è bello e pronto. Avete visto? Abbiamo messo pochissimo tempo. Eccolo qui. Vedete? È pronto. Delicato, salutare e ottimo. E gustoso soprattutto. Bene. Per questa sera abbiamo fatto. Vi auguro una buona serata, una buona cena e ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao!